Una felice serata a tutti quanti, siamo con la webcam adesso in linea. Ho abbassato la voce del PC perché possiamo avere una condivisione spirituale, mentale, soprattutto di guarigione del corpo, della mente e dello spirito. Questo è il progetto di questa sera davanti all'Eterno Dio, nostro Padre, chi lo accetta come Padre e chi accetta Gesù come fratello maggiore. Possiamo dirlo fortemente che siamo salvati dall'ira di questo mondo di Satana. E stasera leggeremo, se non ci sono altri intoppi, altre urgenze, leggeremo Efesini capitolo 6. Chi ha una Bibbia può già prenderlo, che mentre pregheremo per tutta l'umanità avremo possibilità di leggerlo, lo leggeremo. Dove arriveremo metteremo un punto. A noi ci interessa se c'è qualche urgenza di qualcuno ammalato, noi ci fermeremo e pregheremo per quel qualcuno che ha un bisogno di urgenza. Sempre vi ricordo, aggiungete tutti i vostri amici, condividete queste live perché, come avete capito, qui succedono miracoli ogni giorno. E tanto che non ho neanche tempo di far più niente perché l'impegno sta aumentando di giorno in giorno e come vedete oggi non mi ho potuto collegare per non avere tempo a disposizione. Però mentre facevo le altre cose pensavo a voi. Vi pensavo con tutto il cuore. E vi mandavo quell'energia, quel pensiero positivo che tutti, anche che eravate distanti da me, potevate sentire quel calore spirituale, mentale e fisico. Perché vi dico fisico? Perché dato che il Signore mi ha dato possibilità di sdoppiarmi, posso arrivare anche da qualche parte dove c'è un bisogno particolare. Questo non deve scandalizzare nessuno, è soltanto un pensiero positivo che vi arriverà nel punto bisognoso della vostra personalità. E lo voglio pubblicare oggi, perché è giusto che il mondo potrebbe capire qualcosa di meraviglioso stasera che Dio ci ha donato. Sentitevi liberati già da qualsiasi vostro pensiero negativo, perché è questo che vi distrugge. Quando voi pensate negativamente, il pensiero che parte di qua deve arrivare qua, dove c'è lo Spirito Santo, e da qua deve arrivare qua. Quando questi due pensieri si congiungono, ecco, lo Spirito Santo è arrivato nella live. Avete visto la luce? Avete visto? È arrivata. Siate convinti che non sono io, ma è lo Spirito Santo che fa partecipe a questa riunione e vuole che tutti possano apprendere. Aiutate, salvate, perché non ci vuole molto comprendere il valore di Dio, ci vuole soltanto, e qui voglio mettermi ai suoi piedi. E allora, cosa c'è da fare? Inginocchiatevi, dovunque siete, state attenti però, non vi inginocchiate davanti a vostra moglie, o davanti a vostro marito,
o davanti ai vostri figli, o davanti a vostro padre, o davanti a vostra madre, né davanti agli amici, neanche davanti alla fidanzata, dovete essere da soli. Vi chiudete dentro una stanza, avvisate gli altri che volete riposare un pochettino. Non ci dovete dare confidenza alle persone. Non voglio essere disturbato per mezz'ora, mi voglio fare mezz'ora di riposo perché mi sento male, mi ho un po' di mal di testa. Ditegli così, voglio rinfrescare un po' la mente. Vi mettete le cuffiette, vedete? Prendete le cuffie, Nel telefono nessuno vi sentirà. Ascoltate con le cuffie, vedete lo Spirito Santo, ha fatto diventare blu la live, vedete? Vedete? Ci sono le cuffiette qua, voi cercate di mettervi queste cuffie, vi inginocchiate, pregate e nessuno sente niente. Stasera il Signore vuole donarvi qualcosa che non l'avete. Che cosa? La pace. Quella pace che il mondo può donare solo una minima parte. L'amicizia, se è sincera. Se non è sincera, vi porterà disguido, negatività, vi porterà che state male. Ma solo Gesù, solo Dio e questo Figlio benedetto Gesù Cristo può donarvi quella pace che voi avete bisogno. E perciò mettetevi in ginocchio, da soli. E mentre vi mettete in ginocchio, chiudete gli occhi, non avete bisogno di vedere la live. Ascoltate con le cuffie ciò che sentirete in preghiera. Vi avviso, se avete peccati, tutti abbiamo peccato, tutti. Perché ho scoperto, non che ho scoperto io, Dio me ne ha parlato. Noi pecchiamo con il pensiero, perché questo Spirito Santo che è qui non ci interessa quando noi facciamo il peccato con le mani e con i piedi e con i membri, con i muscoli, non ci interessa. A Lui ci interessa quando noi pensiamo, se noi pensiamo negativamente, Lui subito ci aziona l'azione peccatrice. Se noi invece pensiamo positivamente, saremo positivamente benedetti. Pace, Roberto, Dio ti benedica. Allora, abbiamo capito tutti, cerchiamo di essere convincenti con lo Spirito Santo, non scherziamoci. Andiamo in ginocchio e raccontiamoci tutti i nostri peccati. Se dite voi, ma io non ho peccato, impossibile, impossibile. Quante volte avete pensato qualcosa con la vostra mente e poi non l'avete fatto? Quante volte? Quelle volte che avete pensato di fare quel macello o quell'ingiustizia, voi avete peccato. Non c'è bisogno che alzate le mani per peccare. Quando il pensiero di qua si sposta e arriva qua, si congiunge con l'altro lato e arriva qua, è peccato. Se un pensiero peccaminoso, se un pensiero
che dice: ah, Dio ti amo, oppure un'altra persona: oh, come ti amo, ti benedico. Quelle sono benedizioni che vi arriveranno multipliche, perché ciò che manda Dio si moltiplichisce completamente. Ebbene, adesso che abbiamo spiegato qualcosa che non conoscevate, sicuramente non la conoscevate questa azione, perché nessun pastore, nessun profeta e nessun altro dottore psico o psichiatrici o altri vi hanno parlato di questo sistema. Anzi, vi hanno imbottito di pillole, di Valium, di medicine che vi hanno distrutto. E se siete peggiorati, la colpa è sua, di queste persone che hanno indotto il popolo di Dio a essere tagliati come se fossero animali da macello. Dio dice: venite a me, voi tutti che siete malati, affaticati, e io vi ristorerò. Dio non ha bisogno forbici, coltelli per massacrarvi. Lui con il suo soffio vi benedice o vi maledice, dipende quello che voi avete bisogno. Buonasera Carlitos. Dipende la vostra sensazione che mostrate verso questo Dio meraviglioso che sta cercando di assemblare tutti coloro che sono alla ricerca della benedizione mondiale, del Dio dell'impossibile. Bene, adesso che abbiamo capito tutto, ci metteremo nella sensazione di far pace con Dio e con Gesù. Ve l'ho detto, se mentre vi mettete in ginocchio e vi viene voglia di piangere, piangete, perché il pianto fa uscire più presto i vostri peccati. Mentre piangete, visualizzate nella vostra mente, qui in questa zona, il vostro peccato, qualunque esso sia, voi lo dovete immaginare con la vostra mente cosa avete fatto. Vedetelo con la vostra mente, e mentre l'avete visto proprio consumato fino alla fine il vostro peccato, lo prendete e lo buttate ai piedi di Gesù. Guardate che qui si aziona psicologicamente, spiritualmente. Se voi agite in questo modo, vedrete i vostri cambiamenti. Se non siete capaci, la colpa è vostra. Andate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.com. Prendete il numero di telefono mio, quello italiano, perché ce n'ho due. Usate quello italiano, che ormai sono qui in Italia, anche che a fine mese partirò per la Germania, giorno 24, starò i primi di gennaio, sono di ritorno, vado a passare le vacanze dai miei figli in Germania. Ma anche di là sono a disposizione di tutto il mondo. Non vi rattristate che vado in Germania. Simona, buonasera sorella, Dio ti benedica. Non vi rattristate che dovrei partire e dite: e adesso come facciamo? Dopo che l'abbiamo trovata, adesso lo perdiamo? No, anche lì sono organizzato con il computer, ho la casa ancora e devo disdirla la casa. Già ho fatto anche
che 3 mesi prima si deve dare un avviso, e già l'ho dato, per febbraio, tutto il mese, lascio la casa, lascio tutto per vivere qua, in Italia. Adesso dobbiamo fare come i vecchi pensionati, anche che Dio mi ha promesso di portarmi a 20 anni. Ma lasciamo perdere questo discorso. Organizziamoci adesso coi piedi sulla terra. Non stiamo coi pensieri volando. Noi dobbiamo stare coi piedi per terra. Adesso abbiamo stasera di buttare tutti questi peccati ai piedi di Gesù. Qualunque essi siano i vostri peccati, immaginate, voi li dovete immaginare come quando eravate bambini. Vi ricordate? Quando eravate bambini, voi e io mettevo 2 sedie, una qua e una là, ci mettevo un cartone di sopra e una coperta a girare le sedie e facevo il mio forte. E guai che si avvicinava, lo uccidevo. E giocavamo con altri bambini. Ciao Catherine, amore mio, da quanto tempo che non ti vedo, ti ho visto l'altra sera e poi non ti ho visto ancora da parecchio tempo. L'importante è che stai bene, Catherine, ho pregato per te che Dio ti benedica. E allora io con quelle 2 sedie, con altri bambini, giocavamo, noi facevamo i soldati e gli altri facevano gli apache, e loro senza cavallo facevano e loro camminavano con le mani, facevano finta che lanciavano le frecce, e noi con un bastone facevamo che sparavamo con i fucili. Ma per noi era realtà. Questo dovete fare, dovete ritornare bambini. Catherine dice: io sto bene, grazie, sto entrando pochissimo perché ho da lavorare in campagna con un amico. L'importante è che stai bene, Catherine. Se ci dovrebbe essere problemi, subito mi telefoni, prendi il numero di telefono nel mio sito e mi telefoni subito. Allora, ritornando all'immaginazione dei bambini, voi dovete ritornare così, perché lo dice la Bibbia, e quante volte l'abbiamo letto ma non l'abbiamo capito nessuno, eppure lo dice. Ok, grazie, dice Caden, prego, eppure non l'abbiamo capito nessuno che dobbiamo ritornare come i bambini. Perché Gesù dice, quando volevano allontanare i bambini vicino a Gesù, li stavano mandando via, Gesù gli disse: lasciate quei bambini dove sono e fate anzi che vengano a me i bambini, perché di loro è il regno di Dio. Se voi, con la vostra mente, quando avete 60 anni, 80, 90, 50, 40, dovete ritornare bambini, più piccoli ritornate, con la mente prima guarite, subito, all'istante guarite. Perché mentre ritornate indietro con la mente, il capitano, lo Spirito Santo, il terzo occhio, l'angelo, ve li dico tutti i nomi, così. Ciao Freddy, amore mio, oh quante lattughe mi hai mandato stasera, cuori, rose, mamma mia, emoconi, grazie amore mio, ti voglio bene tanto. Grazie, grazie Fred. Ciao Pipers, ti ho mandato dei messaggi nel tuo profilo l'altra sera.
Grazie, Fede, di questo cuore ruotante, invocato. L'avevo proprio bisogno. Sentivo freddo, vedi che mi sono messo il maglione pesante. Grazie, mi hai fatto riscaldare subito con questo cuore invocato. Ebbene, adesso che ci siamo riscaldati, sono sbambante, dice Fred, sì, è per questo che già sento caldo, già quasi quasi fra poco me lo tolgo il maglione. Adesso che abbiamo capito che ritornando con l'immaginazione come bambini, noi guariremo dai nostri problemi, dimenticheremo tutti i nostri affanni, magari qualcuno ci ha violentato, oppure qualcuno ci ha dato qualche cazzotto nell'occhio, o ci ha ferito magari con una parola o qualche disguido sul lavoro o sulla strada o anche il capo della, dove lavoriamo, o il padre, o la madre, o i figli, o la sorella, chissà. Con chiunque abbiamo avuto un problema, prendiamolo, questo problema si trova qui, qui, qui. E vi faccio capire che qui abbiamo come l'aereo, sapete l'aereo che ha la scatola nera? Quando succede che l'aereo si brucia o cade o fa quello che fa, questa scatola non si rompe e non si rovina. L'hanno creata apposta che nessuna violenza può distruggerla. L'apriranno solo i tecnici che sanno come la devono aprire. Ma se c'è un'esplosione nell'aereo, non si esplode questa cassa. E allora qui abbiamo questa cassa nera dove protegge tutti i nostri peccati. Guardate un po'. Le nostre ansie, le nostre depressioni, le nostre inquietudini, i nostri problemi che abbiamo avuto con la moglie o con il marito o con i figli, con i nipoti, sono tutti qua, qua dentro. E allora a voi vi basta che partite con questa immaginazione che mentre siete in preghiera, con la mano immaginate che andate a prendere quello che visualizzate con la vostra mente. Se voi visualizzate quello che state immaginando, lo afferrate. Voi dovete agire come agivo io quando ero bambino, che con un pezzo di legno immaginavo che sparavo agli altri bambini e li vedevo come Apache, come indiani. Voi dovete vedere i vostri peccati tra le vostre mani e li prendete così, e li buttate ai piedi di Gesù. Immaginate Gesù davanti a voi, lo dovete immaginare, non dovete vedere Gesù, è impossibile vedere Gesù. Avete capito? Dovete agire con la vostra immaginazione e se agite come vi dico io, afferrate i vostri peccati, li buttate ai piedi di Gesù e lo ringraziate. Pronti? Via. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo venire a te stasera. Soprattutto per ringraziarti, Padre, per pregarti, per lodarti e benedirti per tutto quello che tu hai fatto in questi giorni per noi, per i nostri cari, per le nostre famiglie,
per i nostri fratelli, sorelle, amici, sia spirituale che materiale, Padre. Qualunque persona che ha avuto un approccio con noi, benedicelo, Padre. Anche oggi ho avuto molti approcci con telefonicamente e anche con WhatsApp, Padre. Soprattutto benedici quest'uomo che ha dovuto scappare da un paese, da una nazione e ritornare in Brasile con i suoi due figli, lontano da quella nazione, e si trova in questo momento disagiato, con una stanza in affitto, e aspetta che a fine mese, con la durata di un mese, gli devono rilasciare i documenti. È in mezzo alla strada, Padre. Ti prego di benedirlo, che possa trovare la tua santità, Padre. Attraverso questa preghiera possa essere toccato lui e i suoi figli. Grazie, buon Padre Celeste, che tu possa aiutarlo e soprattutto portarlo sulla strada giusta, perché non ha avuto fortuna con la moglie, lo ha tradito e lasciato. Fai che possa con i suoi due figli formare una famiglia, Padre, ovunque lui in questo momento nel Brasile è appoggiato. Grazie, Padre. E ancora stasera, Padre, benedici Roberto, che è qui nella webcam. Benedici sia lui, che tutto ciò che gli appartiene a lui, la sua salute, Padre, la sua schiena, le sue gambe, che mentre sto pregando si ammorbidiscono questi peccati che hanno dato problemi all'ossigeno di passare nella schiena e nelle gambe, Signore, nell'osso sacro, dappertutto, dove c'è un'ostruzione bloccato, possa ammorbidirsi e far passare l'ossigeno, Padre. Mentre sto pregando, sto purificando quelle vene, Padre, attraverso il calore tuo, Padre. Ammorbidisci ogni cosa nella schiena, nel fratello Roberto, nell'osso sacro, nella cervicale, Padre, nelle gambe. Che lui possa camminare bene e non abbia più problemi. Ti ringrazio, Padre. Fai che in questo momento sento un freddo e un caldo dappertutto, nella schiena, nell'osso sacro, nelle gambe. Psicologicamente sta respirando dal naso e buttando l'aria dalla bocca, ritmicamente, più volte possibile, Padre, che possa trovare quell'ossigeno ovunque gli manca qualcosa. Grazie, Padre. E ancora, Padre, benedici la sorella Barbara, Signorelli e suo marito Alfio, che possano questa famiglia riprendersi da tutte le intrusioni del nemico, da questi spiriti maligni che si sono impossessati di questa famiglia, Signore, perché ne abbiamo buttate moltissimi da sua nipote, anche da sua, nella casa esistente di sua figlia. Padre, fai che possano scomparire completamente queste entità, che non ci sia nessuno che possa disturbare sia Alfio, sia Barbara Signorelli, che sia i suoi figli e i suoi nipoti. Grazie, Padre, e ancora ti voglio pregare per Margherita Carducci, Signore, per suo marito Michele, i suoi due figli e tutto quello che lui sta cercando di andare avanti nella sua casa, nel suo lavoro. Ogni cosa possa andare in porto, Padre. Ancora per Dimico Immacolata, Signore,
fai che possa ringiovanire anche lei, come infatti stai facendo un cambiamento, Padre, in Dimico Immacolata. Proprio la vedo bella, purificata, innocente. Grazie, Padre, per questa gioia che gli darai d'oggi in poi. Benedici soprattutto suo marito, i suoi due figli, che tutti possano comprendere il valore esistenziale della vita. Grazie, Padre, ancora per l'altra Margherita, signor Relli, signor Bene, che possa trovare benedizione anche lei e il suo compagno, che ha avuto un incidente e piano piano si sta riprendendo con l'aiuto dei fisioterapisti e altro, Signore. Soprattutto la Tua bontà, Padre. E ancora, Padre, quante ce ne siano ancora per il fratello Salvatore. Benedici il fratello Salvatore, che possa trovare il tempo, il riposo, la tranquillità di stare ancora con noi per portare la Tua parola anche qui in questo gruppo, che possiamo condividere con tutto il mondo, Padre. Ancora per il fratello Luigi, Teresa, che è un paio di giorni che non lo sento, Padre. Fai che possa anche lui di nuovo sentire la gioia di venire. Se c'è stato qualche spirito negativo che l'abbia allontanato, Padre, o impegni di lavoro, di studi e di cose, pensaci tu, Padre, che il ragazzo possa trovare quel tempo. Aiutalo con il tuo Santo Spirito che possa trovare il tempo di venire. Grazie, Padre. Ancora benedici i suoi genitori, la sua fidanzata e ogni cosa. E buon Padre Celeste, ancora, quante ce ne sono, le sorelle, Laura, Ottanda, e ancora Graziella. Signore, benedici Graziella Gassola, Signore Achecca Catone, l'altra Checca, Signore, e ancora fratello Pietro. Quante ce ne sono, Davide piccolo, Davide grande. Signore, li metto tutti davanti a te con una benedizione particolare. Soprattutto benedici ancora gli ammalati, tutti quelli che sono allettati nel letto, che non si possono muovere, Padre. Prima guarisci a loro, Padre, che possono alzarsi degnamente, forte, che i loro muscoli si fortificano come dei ragazzi a 20 anni. Grazie, Padre. Se sono minorenne, portali ancora più piccoli, Padre. Ringiovanisci tutto il mondo, che possano trovare quell'esistenza della gioventù, della felicità, sia spirituale che fisicamente. Grazie, Padre. E ancora, quante ce ne sono con gli occhi chiusi, in coma, mantenute con delle cose, con dei fili, in vita. Fai che possano ritornare da quel punto nell'astrale i loro spiriti e fare un ritorno nel loro corpo. Adesso, papà, ti prego, perché sono a disagio queste anime lassù nell'astrale, mentre guardano il loro corpo piangono, vorrebbero tornare ma non hanno la forza. Padre, impungi queste anime che ritornano nel loro corpo, guardali, papà, come stanno soffrendo. E non solo loro, sta soffrendo il loro corpo e soprattutto stanno soffrendo i familiari. Guarda i loro figli come piangono nella sala dell'ospedale. Papà, ti prego che questo pianto che fanno questi familiari possa
gioire il tuo cuore, Padre, alleviare la tua sensazione di guarigione e di ritorno di queste persone nei loro corpi. Te lo chiedo nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Benedicelo, Signore, per effetto ritornate tutti nel vostro corpo di sbalzo. Lo sapevo, papà. È per questo che ti amo. Per questo, papà, che ti amo. Il mondo non può capire. Io ti lodo e ti ringrazio per tutto quello che tu stai facendo per me, per la mia casa, per la mia famiglia, per i miei figli. Se ci sono cose negative sull'aria, distruggili, Padre. Fai che possiamo vivere in questo tempo, di frazione di tempo, che ci resta da vivere qui in questo mondo corrotto, che possiamo viverlo come se fossimo lassù, con te, nella pace, nella gioia, come se fossimo nel paradiso dell'Eden. Cambia tutto, Padre. Cambia le campagne, i giardini, gli alberi, i fiumi, il mare, l'aria. Chiudi quel buco nell'ozono del nostro pianeta, che non entrano più aria calda o aria fredda, che ci stanno distruggendo. Non ci abbiamo più un clima. Ti prego, e togli soprattutto se ci sono virus in giro, perché si sta avvicinando l'inverno e già si cominciano a sentire influenze di virus. Grazie, papà. Salvaci da ogni iniquità. Ti ringrazio, ti lodo nel nome santo del tuo figliolo Gesù. E tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Bene, care, nella grazia, adesso stiamo leggendo la parola di Dio in Efesini capitolo 6. Sempre se c'è un bisogno, scrivetelo. Era la moglie, sta parlando con i miei figli, Roberto. Purtroppo si sente anche nel telefono mentre parla. Bene. Allora io lo documento appunto il Dio, era la moglie,
Sì, è la moglie, sta telefonando ancora, sta parlando con i miei Io figli. non l'ho. Non l'hai vista? E come fai? E come fai a vederla? Lei. No, io. Tu vuoi vedere mia moglie? Vai nel mio sito. Scrivi il mio sito e la vedi. No, no, adesso vedi. E mo quando sarà? Vabbè, tanto il tempo ce l'abbiamo, dai. Bene, prendiamo la Bibbia che adesso parleremo di questo benedetto passo, Efesini 6, che in questo passo incontreremo l'armatura di Dio, poi così ci armiamo con l'armatura di Dio e potremo proteggerci se ci arriveremo. E a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Dal primo versetto dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò che è giusto ci vuole far capire ai figli di ubbidire al padre e alla madre, perché è un comandamento di Dio che ci vuole spronare all'ubbidienza. Quando un figlio disonora il padre parlandoci aspramente e maleducatamente, non fa altro che condannarsi lui stesso. Perché, dato che vi ho detto, quando pensiamo qualcosa entra qui dove c'è lo Spirito Santo, vedete lo Spirito Santo nella live, e subito viene maledetto la persona, chiunque sia, o benedetto, dipende il pensiero che si fa. Non fate pensieri negativi. Una buona serata ad amico Macolata che è arrivata. Abbiamo già pregato per te nella preghiera, che possa il Signore benedirti, a te, tuo marito e tuoi figli e tua cognata, in tutto e per tutto. E qui dice: onorate, onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa. Per chi è arrivato adesso, stiamo leggendo Efesini capitolo 6. Prendete una Bibbia, se non l'avete andate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. ci sono due Bibbie, una è di testo che si trasforma sia da una pagina all'altra, in tutte e due pagine, in tutte le lingue. Cliccando italiano si trasforma italiano, oppure altre lingue che volete voi. Ci sono tutte le lingue. Poi c'è un'altra Bibbia in testo di audio, che potete ascoltarla con le cuffie mentre dormite. Così vi insegnate la Bibbia, e se siete studenti, giovani che studiate, vi potete insegnare a parlare, perché confrontando l'italiano con la lingua che state studiando, tedesco, inglese, francese, russo, giapponese, cinese, mamma mia, io non me l'ho potuto insegnare tutte queste lingue, però sto pregando. Mi ho potuto insegnare qualcosa di tedesco perché ero obbligato, se no altrimenti i tedeschi mi mangiavano vivo. E qui dice nel terzo versetto: affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Vedete, utilizzando questi due versetti e il terzo, l'uomo viene onorato da Dio. Ma perché
Ma come mai? Come mai Dio onora l'uomo? Sì, Dio onora l'uomo perché voi onorate il padre e la madre. Siccome il padre, se voi ci pensate, noi siamo fatti a immagine di Dio. Siamo un Dio minore. E siccome noi dobbiamo portare rispetto al nostro padre, per noi nostro padre è il Dio minore. Portando rispetto al Dio minore che è nostro padre, lo stiamo portando a Dio il rispetto. Nostro padre non ci può onorare molto perché non ha le forze, non ha l'argià, non ha il denaro, non ha doni di poterci donare, e allora non ci dona. Ma Dio c'ha tutto, Lui ci dà tutto quello che noi gli chiediamo. Se glielo chiediamo fermamente nella fede, Lui